bentornati sul mio canale, io sono Jess e qui parliamo di libri. Nello specifico, oggi facciamo il reading vlog di un libro che è molto fuori dal genere che normalmente leggo. Stiamo parlando di La donna romana, Mater e Sacerdos di Mario Polia, di cui io sono andata alla presentazione. Mario Polia, che è un archeologo, antropologo ed etnografo, specialista in antropologia religiosa e storia delle religioni, docente tra l'altro di antropologia medica e a Lima e di antropologia alla Pontificia di Roma. È un enorme saggista. Io non leggo saggi, è una cosa che purtroppo mi manca, perché è un linguaggio per me troppo pesante, tutti quei riferimenti per me mi mandano in tilt il cervello, però mi sono voluta avventurare in questa lettura, appunto un po' perché sono andata a vedere la presentazione, un po' perché la figura della donna nell'antica Roma secondo me negli anni è stata un po' deviata. Io non vengo assolutamente da studi classici, quindi nonostante io abbia la dedica in latino da Mario Polia, sopra ho dovuto scrivere a matita la traduzione, perché non vengo da studi classici, ho studiato latino ma tipo alle medie, avevo un po' intuito, e tant'è che la mia insegnante si faceva abbastanza rode, perché mi diceva che se avessi studiato probabilmente avrei avuto voti molto molto più alti, considerando che non studiando c'avevo il 7. Però non è una lingua che mi piace, però sono molto molto affascinata dalla cultura romana da sempre, e ho provato a leggere qualche libro di fantasia, tipo quelli sulle legioni eccetera, però non lo so, non mi ispirano, e quindi ho voluto provare questo perché appunto parla della donna nell'antica Roma, parla appunto della maternità e del sacerdozio della donna romana. Sicuramente mi rimarrà complicato, e me ne sto rendendo conto perché in realtà l'ho già iniziato, sono a pagina 32, mi rendo conto che alcune frasi sono scritte in una maniera tale, alcune citazioni sono date tra virgolette per scontate, per me non sono così scontate perché ovviamente non vengo da questo tipo di studi. Quel poco che ricordo dell'impero romano è quello che ho fatto fondamentalmente alle medie, e quindi vedremo un po' come andrà avanti questa lettura. Quello che posso dirvi è che già ho iniziato con la mia bellissima matita a sottolineare e ad aggiungere cose. Ad esempio, in un pezzo si parlava del dio Marte, del fatto che il mese di marzo è dedicato al dio Marte, e io su un lato ho dovuto segnare, sono andata su Google alla ricerca del dio Marte, perché io sapevo che era il dio della guerra, sapevo anche che di solito i dei hanno più di una caratteristica, e Marte è esattamente questo, perché non è solo il dio della guerra ma è il dio dei duelli, del tuono, della pioggia e della fertilità, e simboleggia gli agricoltori e i guerrieri. Quindi non è solo della lotta, ma il fatto stesso che Marte sia della fertilità, capisco il perché è ficcato all'interno di un libro relativo alla donna romana, perché altrimenti, cioè, di solito Marte si assorra all'uomo, no? Si assorra tipo a Alessandro Magno, a comunque persone che sono stati grandissimi guerrieri, proprio perché appunto è il dio della guerra, conosciuto come il dio della guerra. In realtà vederlo infilato in un libro dedicato alla donna romana è stato il tipo: ma perché c'è Marte? E quindi sono andata a cercarlo e ho scoperto che è il dio della fertilità, cosa che io non sapevo, così come il fatto che magari per la gente è una cosa saputa e risaputa, io per me era nuovo il fatto che il mese di marzo era dedicato al dio Marte, e soprattutto al fatto che il mese di marzo è collegato con lo spegnimento e il riaccendimento del nuovo fuoco sacro, e che quindi era in realtà l'inizio e la fine dell'anno. Io questa cosa non la sapevo, perciò sarà un'avventura questo libro. Non so in realtà che cosa mi ha spinto a leggerlo in questo mese in cui sto facendo pugni con i libri, però mi ispirava, quindi ho detto ok, lo inizio, vedremo come va questo viaggio. I problemi che ho con questo libro principalmente sono due. Il primo problema era un problema che mi aspettavo, nel senso che questo è un libro molto
molto tecnico, molto, molto saggistico, che mi aspettavo, solo che no, non mi aspettavo la mia reazione ad un libro prettamente saggistico. Questo perché in realtà io di saggi ne leggo veramente, veramente pochi, e anzi, zero. In realtà penso di non averlo mai letto. Qualche non fiction che ho letto, più che altro erano biografie. Mi porta via gran parte della mia energia mentale. Questo potrebbe essere causato anche dal fatto che forse sto attraversando un blocco del lettore, forse sto accumulando una serie di libri che non mi hanno entusiasmato, una serie di libri che ho abbandonato, di cui vi parlerò, vi avrò già parlato nel wrap up del mese di settembre, quindi potrebbe essere causato anche da quello, però diciamo che principalmente secondo me è causato proprio dalla forma che ha questo libro, e questo perché riporta un sacco di pezzi di altri libri, usa tante parole in latino e io vengo da totalmente altri studi, io vengo da studi matematici, perciò andarmi ad approcciare ad uno studio, diciamo, più umanistico è un po' più difficile, secondo me, per me. Purtroppo, per fortuna, da una parte, lo sto vivendo un po' come vivevo i testi universitari, quindi lo sto vivendo un po' come un libro, fondamentalmente, su cui non dovrò mai dare un esame, quindi la cosa non mi preoccupa, però lo so, effettivamente mi rendo conto che quando lo leggo come se fosse un testo universitario, e questo perché appunto è un saggio, non è un romanzo, quindi non è una cosa che fila, che è leggera, che magari puoi leggere a fine giornata. No, è una cosa interessantissima, ma per una persona non abituata a leggere saggi, pesante. Pesante perché appunto ci sono tanti termini, tante cose, tante informazioni, quindi non lo so, ogni tanto ho la sensazione che il cervello mi vada in fiamme. Però era un problema che ci avevo tenuto da conto, perché quando l'ho acquistato mi sono resa conto di come era impostato, e diciamo che insomma anche la trama un po' lo dava a capire. Avevo tenuto conto che fosse tipo saggio. L'altro problema enorme e grandissimo che ha questo volume, secondo me, è che nonostante sia incentrato su appunto la donna romana e nella sua vocazione di mater e sacerdoti e sacerdos, che sicuramente l'ho detto male, comunque di madre e sacerdotessa, ci sono alcuni paragrafi che sono prettamente incentrati sulla parte maschile. Ad esempio, c'è tutta la questione della Flamen e della Flaminica di Alice, quindi l'archetipo sacerdotale della famiglia romana, quindi questa famiglia romana, ma addetta al sacerdozio, di cui io non sapevo l'esistenza, quindi sicuramente è un mio, cioè il 90% di cose sono qui dentro io non le sapevo, perché per il momento ho affrontato, sono al 50%, sono a pagina 183, però al momento sto ancora tutto affrontando, tutta la parte del sacerdozio della donna e della famiglia romana, e è tutta una parte che a me era fortemente oscura. E nonostante abbia trovato molte cose interessanti, tant'è che ho usato tantissimo i segnapagina e soprattutto ho usato tantissimo la mia matita. Tra l'altro questo l'ho preso da Tiger, se vi interessa, e c'è l'elastico appunto per attaccarsi al libro. E ho sottolineato tantissimo, ho fatto tantissime annotazioni nei lati e cose così, su cose veramente molto interessanti, cioè sono cose che veramente sono interessanti. Ci sono però appunto, per esempio in quel capitolo, c'è tutta la parte che riguarda il Flamen, che parla dell'uomo, cioè io capisco che, perché l'uomo era all'interno dell'archetipo, come lo chiama, appunto della famiglia romana, però in teoria ci saremmo dovuti concentrare solo sulla donna, quindi fin tanto che c'è un minimo di accenno, ok, ci sta. In realtà però ci sono, cioè è un paragrafo intero di tipo 10 pagine che parla solo del Flamen romano, quindi solo dell'uomo nella parte della famiglia sacerdotale romana, che
che non ho molto apprezzato, nel senso l'ho letto perché l'ho letto, però cioè, sapere come era vestito il Flamen mi interessa poco laddove io vado a leggere, cioè sto cercando di leggere quello che era la donna nell'antica Roma. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di descrizioni, di riti che la donna appunto faceva, quindi che la sacerdotessa faceva. Sì, interessanti, ma di nuovo non lo vedo utile nella comprensione della donna romana in sé. Ne sto riponendo tantissima fiducia in realtà su la prossima metà del libro, e questo perché dovrei finire a breve la parte sacerdotale del sacerdos, una ventina di pagine, appunto della parte della donna romana nel sacerdozio. E sto riponendo tantissima fiducia nella parte appunto vera e proprio della donna, diciamo, regolare romana, quindi della donna madre, moglie e semplicemente donna, non sacerdotessa, per capirci. Sto riponendo molta fiducia in quella parte, perché per il momento non vi saprei dire se riuscirei a dargli un rating. Sicuramente riuscirei a dargli una recensione, ma non un rating, perché appunto il saggio è molto lontano da me, quindi non so se tutta questa fatica che faccio la faccio perché sono tante informazioni di cui io non ero a conoscenza e di cui onestamente nemmeno mi interessa più di tanto, oppure se è perché è il libro che è ridondante, che lo è, perché in alcuni passaggi ci sono alcuni paragrafi che sembrano essere la copia esatta di paragrafi nei capitoli prima, tant'è che a un certo punto ho avuto il dubbio se effettivamente quel paragrafo l'avessi già letto e non me lo ricordassi oppure no. Quindi sì, diciamo che non è tra le letture più veloci e più semplici che io abbia mai fatto. Vorrei riuscire a finirlo entro settembre. Oggi è il 20, boh, 23, 22, 23, 24. Oggi è martedì. Sabato era 21, quindi 22 era domenica, 23, 24, quindi oggi è 24. Lo vorrei riuscire a finire entro appunto entro il 30, perché mi rendo conto che la sto tirando parecchio a lungo come lettura, il che se da una parte capisco il perché, perché appunto un saggio non è nelle mie corde, dall'altra parte sto facendo veramente tanta fatica, nel senso che non ho proprio la curiosità di prenderlo e continuare appunto a leggerlo. Vorrei saltare tutta questa parte del sacerdozio, ma ormai sono arrivata alla fine e mancano 20 pagine, quindi mi sembra sciocco saltarle, onestamente. Quindi vedremo. Circa 200 pagine mancano, quindi vi aggiornerò tra un centinaio di pagine e vediamo come va. Allora, aggiornamento. Volevo aggiornarvi a pagina tipo, boh, 300, tipo pagina 287 o qualcosa del genere. Nel frattempo sono arrivata a pagina 301 e forse ho capito qual è il problema che ho io con questo libro. Niente, oggi ho problemi con le parole però. Abbiamo passato la parte in cui parlava appunto effettivamente della donna romana, quanto insomma essere all'interno di una società. Ho tra l'altro evidenziato un sacco di cose, non so se lo vedete, però ho evidenziato un sacco di cosine, ho scritto un sacco, ho sottolineato tantissimo e questo mi ha portato a capire quale forse potrebbe essere il problema mio con questo libro. In realtà mi mancano tipo 50 pagine ancora per finirlo. Il fatto che questo libro in realtà parla di tre argomenti diversi e parliamo del sacerdozio della donna romana, parliamo della donna romana civile, chiamiamola così, e parliamo delle dee che venivano seguite dalle donne romane, che venivano venerate dalle donne romane. Il problema è che non sono tre scomparti, sono tutte intrecciate tra di loro. Questa cosa lo rende un pochino lento nella lettura, perché magari stiamo parlando delle nozze, di come funzionano le nozze, e finiamo a parlare della dea che viene venerata perché è protettrice delle nozze. Sì, è collegato, però, cioè, se stiamo a parlare del come è vestita la donna romana durante le nozze, o quali sono i riti che fa durante le nozze, ad esempio il fatto di non poter toccare la soglia della porta con i piedi, il fatto che poi finiamo a parlare di dee, non lo so, un po' mi squilibra. Però ci sono un sacco di passaggi veramente, veramente belli. Vediamo se ve ne posso leggere uno. Ad esempio, c'è questa cosa per cui loro al matrimonio sono
non è come si pensava che siedono entrambi su un'unica panca, ma siedono in realtà su due panche diverse, unite tra di loro dalla pelle di non mi ricordo quale animale. Il nostro caro Mario Polea scrive così: non si trattava quindi di una panca sulla quale i due sedevano fianco a fianco, ma di due seggi uniti dalla pelle sacrificale stesa su di essi, a significare che, congiunti dal patto a cui Giove assisteva come testimone, ciascuno degli sposi conservava la propria natura, individualità e personali carismi, proponendosi di collaborare insieme all'altro a un progetto comune. I due, in virtù del rito, realizzano un'unione che non comporta confusione e sostituzione dei ruoli. E come questo ce ne sono in realtà altre, c'è una spiegazione che fa, per esempio, di ciò che viene definito nobile. Per noi nobile siamo abituati a pensare che nobile sia colui o colei che comunque viene da una discendenza importante, no? Che ha magari politici o re o cose così nella propria linea. In realtà spiega molto chiaramente il fatto che nobile è chi è degno di ricordo. Questa cosa a me è piaciuta tantissimo, ad esempio agli inizi proprio ci spiega il fatto che la donna in realtà veniva vista in maniera diversa laddove diventava madre, e in maniera diversa nel senso che le si dava un'importanza che non lo so, che secondo me non è mai effettivamente arrivata a traspirare. Nei giorni nostri non c'è proprio arrivata in realtà, a meno che forse non avete fatto studi classici, però a me personalmente la storia romana l'ho fatto solo all'interno di storia, non mi è mai arrivata questa cosa. E dice questo: il Senato concesse numerosi attestati di benemerenza alle madri di famiglia, sancì che gli uomini cedessero loro il passo nelle pubbliche vie, confessando che per la salvezza di Roma le vesti delle donne valevano più delle armi. Concesse altresì alle matrone di esibire in pubblico una veste purpurea con guarnizioni auree e legare agli orecchini un nastro in ricordo del loro valore. Perciò è, sentite, è molto ridondante come stesura, è molto saggistica come stesura. E non voglio dire che questo l'ha reso pesante, perché in realtà non è un libro pesante, però si intrecciano troppe cose, secondo me. Cioè, aveva più senso forse fare tre mini volumi in cui in uno parliamo solo delle dee che vengono venerate dalle donne romane, in uno solo della ciò che riguarda la figura materna all'interno, quindi la donna madre della donna romana, e dall'altra magari tutto ciò che riguardava appunto la donna romana all'interno del sacerdozio. Forse avrebbe avuto più senso, o se non tre volumi, comunque il libro dividerlo in questi tre macro argomenti. In realtà invece sono parecchio, parecchio intrecciati, cioè riprendiamo cose scritte all'inizio, le riprendiamo alla fine del libro e cose così. Però appunto mi manca ancora una cinquantina di pagine, quindi ci aggiorniamo quando effettivamente l'avrò finito.